Salve, sono Roberta Scelta e oggi vi propongo una poesia in dialetto siciliano dal titolo L'Utreno di Lusuli, ovvero Il treno del sole, scritta da Ignazio Buttitta e tratta dalla raccolta La mia vita vorrei scriverla cantando. Si tratta di un componimento molto interessante perché Buttitta veste i panni di un cantastorie contemporaneo e da una comunicazione a radio prende in prestito un nome, quello di Salvatore Scordu, per raccontarci un fatto di cronaca, ma anche per dare voce alla storia di tanti connazionali che negli anni 50 hanno lasciato la propria terra, la casa e la famiglia per andare a cercare fortuna oltralpe. Infatti, più che una poesia, o meglio, oltre che una poesia, questo componimento è un vero e proprio racconto in versi, un cuntu, come si dice in siciliano. Per cui spero non me ne vogliano i cantori di professione se è in una forma sostanzialmente affine che ho deciso di proporvela. Chista che avevo contato stasera è una storia contante, parla di un emigrante, chi parte. Tu riscordi, surfararo, abitante a Mazzarino, un Luceno di Lusuli s'avventura lo destino. E chi faceva a Mazzarino? Se ciavacchio non ce n'era, fece sciopero una volta e lo misero in galera. Una tana la sua casa, quacciossa la mogliere e la fame, lo cercava con le carte dell'usciere, sette figli e una mogliere. Otto mucchi, otto panze, i lupori, un camione carregato di doglianze. Nello Belgio invece ora travagliava giorno e notte e alla moglie ci scriveva non manciate fave conte, con i soldi che ricevi compra roba e le linzola e le scarpe per i figli, per poter ir a scuola. Le mineri di Lubel, le mineri di carboni sono neri, 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 come sangue di dragoni. Certi volte i pensieri lo portavano già la tana e il cuore ci suonava morto la campana, come arbore scippato senza radici né fogli, si sentiva tu riscordo. Quando pensa figli e mogli. Dopo un anno di patiri, finalmente si decisi, mogli mia, figlia e roba, veniti in nostro paese. E partero, maci e figli, salutaro Mazzarino, e i parenti vi da presso ci facevano un festino, una valigia di cartoni, una corda piccia verso, e il lupetto, un cico, che sucava a tempo perso. La cuvata con la ciocca, quando fu sopra lo gelo, non sapeva se era in cielo, si toccava lo terreno. Ogni tanto si fermava per intornare i passeggeri, dai migranti surfarara, fichi, paci e gli amichieri. E paci e magi si presentano, di fa amici la sventura. Le migranti, la famiglia fanno rincia la vettura. Nome nomo? Non sa scordo. Lu paisi? Mazzarino. Unniti! Ca mia, univoli lu destino. Quando venni la nottata, dopo Villa San Giovanni, una radio tascabili a diverse nicchie e grandi. E Rosa Scordo ascuta e pensa, ma lu sapi chi faccio? Una già gente, nazioni, una storia tutta nuova. E la radio tascabili suona musica di ballo, un discorso diminisce e un minuto di intervallo. Poi detti le notizie. Era quasi mezzanotte. Sono le ultime notizie, le notizie della notte. Ultime notizie della notte, una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, un'esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato.
Ci fu un lampo di spavento che si colluciò a tutti. Rosa scordò sbarra l'occhi, fuoco e lacrime s'acchiutti. I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati alla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta, di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta, di Villa Rosa, provincia di Enna. Alfio Calabrò, di Agrigento. Salvatore Scordu. Un gemito. Me marito. Grida e chiance. E li vuci. Fiamme e fuoco rincia l'occhi. Come lanci. Vallogeno nella notte, in nottata lunga e scura, non ci funno funerali, è una fossa la vittura. Tu riscordo alla finestra, allo vitro un piccicato, senza occhi e senza bocca, è uno scheletro abbruciato. L'arba venni senza l'uscio, tu riscordo d'arrestava. Rosa scordò, lo stringeva nelle braccia e s'abbruciava.